Ieri si è conclusa la vertenza sulla Banca Popolare di Bari, una vera e propria sconfitta per il territorio e soprattutto per chi lavora all'interno di quella struttura, in maniera particolare per i territori della provincia di Teramo e di Pescara. Si chiuderanno 91 filiali e 650 esuberi. Dobbiamo rilevare purtroppo la mancanza di attività propositive da parte della Giunta regionale, in maniera particolare del Presidente Marsilio, degli assessori Febbo e Fioretti. Non hanno mosso un dito per tutelare sia gli occupati in quella banca e soprattutto i servizi sui territori e sui territori interni. Sappiamo tutti, la provincia di Teramo già colpita dal terremoto, tanti comuni dell'entroterra abruzzese si ritroveranno senza il servizio bancario. A dicembre, dopo il commissariamento, il collega Mariani propose una risoluzione approvata dalla Commissione e poi abbiamo chiesto incontri, interventi, abbiamo fatto interrogazioni, abbiamo scritto a tutti ma non abbiamo avuto nessuna risposta. La mancanza totale da parte di questa giunta regionale su questa vertenza, sulla vertenza della Banca Popolare di Bari, ha portato a questo risultato disastroso per chi ci lavora e per il territorio.